Ciao Claudio. Ciao Chris. Bella. Ciao a tutti e benvenuti a Healthy Talks. Sì, lo so che non ho ancora presentato l'ospite, ma aspettavo di presentarlo dopo. Neanche Nico l'ho ancora salutato. No, ma intanto non lo stanno vedendo. Fino a quando non lo presentiamo, non lo vedono. Non lo vedo. Ah, ok, quindi è come il gatto di Schrödinger. Sì. Se non lo vedi, non esiste. Sì, sì, non esiste. Okay, non esiste, non è vero. O è morto. Vabbè, comunque, vabbè. Anyway. Rullo di tamburi. Rullo di tamburi. Questa puntata abbiamo il signor dottor Gigi Smilzo. Luigi per gli amici. Dai, Gigi per gli amici, ragazzi. Anche Luigi. Dottor Luigi. Dottor, sì, Luigi, dottor Luigi Smilzo. Sì. No, ma in realtà di battesimo è Gigi di battesimo. È Gigi di battesimo? Sì, sì. Poi per la chiesa è Luigi. Questa, capito come funziona? Questa è, vabbè, c'è la virgola per gli amici Luigi. Cose strane. Per gli amici Luigi, no? Sì. Ah, ok. Sì, ecco, no, mi sembrava infatti Luigi. Poi. Vabbè, comunque, ok, va bene. Intanto, prima di partire con le cose, con le nostre domande e tutto il resto, sigla! Healthy Talks. Vero, bentornati, vero. Da questa sigla velocissima, cioè è stata una cosa veloce. Sì, comunque, sì. Allora, intanto chiariamo una cosa. Intanto non so se vi è mai capitato di sentir parlare di kinesiologia oppure di sentir parlare di che cosa sia la kinesiologia. Intanto chiariamo una cosa, la prima domanda in assoluto che dobbiamo fare a Luigi è: ma è vero che la kinesiologia non ha niente a che fare con i cinesi? Beh, ti dirò. I cinesi sono esperti. Sembra di una domanda di me. No, di me. Si può dire? Ma ormai, ormai è andato. Vabbè, non l'ho detto. Cioè, però sembra una domanda stupidina. Ma non la è, perché io ti assicuro, mm-hmm, che c'è qualcuno che pensa che ha a che fare con robe cinesi. Kinesiologia, invece, no, perché è... Comunque è palese che Christian odia i cinesi. Prego, dottor Luigi. È vero, anche l'altra volta mi ha parlato. Sì, li odi, basta. Poi sì. Io li amo, no. Cinese. Parla nei microfoni. Perché odi le cinesi? Io odio le cinesi. No. Questo, proprio questo tasto qua non doveva... Se c'è una cosa che non... Guarda, ti minaccio, la tagliamo. Dottor Luigi, che cosa stava dicendo? Allora, la kinesiologia. Che studia il movimento umano. Il movimento umano. Oh, e quindi anche i cinesi la studiano. E quindi si può dire che anche i cinesi sono kinesiologi. In senso ampio si centrano. Kinesiologi. Ma una cosa, ci siamo dimenticati però una cosa. È per quello che avevo detto. Comunque, ci siamo dimenticati una cosa. Due saluti fondamentali. Uno a Nico, che in questo momento è chinato a terra, sta facendo l'elettricista militari, non si sa che cosa sta facendo. Sì, e sì, l'altro è a Sasà. Sasà, non lo vogliamo, ciao, non Sasà. Lo vogliamo salutare Sasà. No, Sasà, in realtà lo salutiamo, ma vi dico che oggi ha fatto gambe un po'. Lo fa una volta al mese, quindi è giornata triste. Gambe lunedì, una volta al mese, blu lunedì. Lunedì blu. Blue Monday. Blue Monday. Perché prima gli ha messo lo sgambetto. Perché ha fatto lo sgambetto al nostro Nico, che si è ritrovato proprio lungo. Ma in realtà c'è un terzo fattore che dobbiamo salutare. Questo sì. E con questo, guarda. Presentiamo anche Gigi, certo. Che è il Cenesalus. Salutiamo il Cenesalus. L'ultima puntata vi abbiamo lasciato con una pubblicità bellissima. La ripetiamo anche questa volta? Certo, a caso, durante la puntata. Durante la puntata, circa metà. Però diciamo ciò perché? Perché Luigi è uno dei tre co-founder poi del Cenesalus. Nella puntata scorsa ne abbiamo accolto il primo, che è la dottoressa Nastro. Sì. E adesso ne accogliamo il secondo. Quindi applausi anche per Gigi. Sperando che Nicoli che metta. Sperando che ci siano gli applausi. Non abbiamo pubblico. No, c'era prima un sì, po' c'era, di c'era un po' di pubblico, poi se n'è andato. Sì, per problemi tecnici. Così, per problemi tecnici. d'orario di dormire. Vabbè, allora, ok. E niente, allora, oggi
introduciamo anche un'altra cosa, che è una reaction. Sì, è un nuovo format di reaction che faremo con Gigi, perché e basta, un nuovo format che dura una puntata. Che faremo con Gigi, con altre tante persone quando poi che iniziamo con Gigi, dai. Certo. E di conseguenza faremo magari delle reaction, siccome Gigi è un kinesiologo, ma anche fa anche Pilates, è un personal trainer, quindi è un appassionato soprattutto di palestra, sì, che è la cosa fondamentale, palestra, la passione, sì. Poi porta avanti quelle che sono le ambizioni poi di una persona certo, nel campo sportivo, certo, no? Certo. Quindi un appassionato di palestra, si farà degli obiettivi, poco tempo fa in realtà, correggimi se sbaglio, ti sei anche allenato in maniera un po' più da professionista. In realtà prima della pandemia ho fatto 2 anni e mezzo, diciamo, di preparazione per le gare di bodybuilding classic physique, però poi è arrivata la pandemia e diciamo si è nel physique, e quindi vabbè, allora poi si è perso un po' tutto, ma stiamo ritornando piano piano. Piano piano, 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 senza fretta, piano, ma piano, senza piano, sosta. Piano piano. So che hai avuto un infortunio. Sì, l'ultimo infortunio che ho avuto. Non ti sei più visto. Praticamente sì, perché ad agosto sono scivolato su un bel gradino di marmo. Mamma e mia. Diciamo che... è stato bello. Quanto è stato bello? Bellissimo, bellissimo. Mamma mia, per 5 mesi, e poi mo vediamo se è uscita un'ernia. Però lasciamelo dire, le tue competenze hanno fatto sì che tu ti stia riprendendo alla grande. Mi do certo. Una mano da solo, mettiamola così. No, perché è anche giusto dirlo, perché comunque gli infortuni ci sono. È come ci si riprende dagli infortuni, è affidarsi alle persone giuste. Ma questo sto già spoilerando un sacco di roba. Troppo. Piano piano poi ne parliamo. Va bene, allora quindi vedremo un po' tutte queste cose di cui abbiamo un attimino parlato, spoilerato, fatto qualche spoiler. Adesso ne parleremo, approfondiremo dopo questa serie di video che vedremo, e facciamo anche delle reaction, cioè reagiamo mentre guardiamo e vi promettiamo che non diremo troppe parolacce. Guarda, ti dico, guardiamo dei video divertenti. Partiamo prima. Quali video sono? Da precisare una cosa. Stiamo per vedere dei video di professionisti assoluti. In questo caso partiamo con un video del professionista di bodybuilding, forse la macchina più perfetta che esiste da quando esiste il bodybuilding. Grande a mio Chris. Parere che è Chris Bumstead, che è la perfezione fatta uomo geneticamente parlando, come allenamenti. Io ho già visto qualche allenamento, faccio uno spoiler, qualche allenamento di Chris, ed è paurosamente preciso per i carichi che alza. A proposito, vorrei dire una cosa a proposito delle video reaction. Se avete dei video da segnalarci ai quali reagire, magari poi più avanti reagiamo, magari anche senza guardarli prima, le reaction vere e proprie. Proprio. Ah, okay, loro ci dicono: guarda, vorrei che reagisse a questo video qua. L'importante è che sia inerente a quello che diciamo, parliamo. Insomma, questi video qua non li ho visti tutti. No, però vabbè, comunque i primi video che uno fa una reaction, comunque di solito sono anche. E voglio precisare un'altra cosa. Voglio precisare. Non so, nessuno è stupido, Gigi correggimi se sbaglio, cioè non sono stupidi, non metteranno mai tutte quante le split di allenamento, né tantomeno l'allenamento completo su come si allenano, e quindi non è un esempio vedere dei video e dire vado bene, pure perché lo vedremo durante il video, magari ci guardiamo certo. No, adesso infatti adesso parto prevenuto. Però allora intanto che vi chiedo di segnalarci nei commenti qualche video che volete al quale volete che reagiamo, intanto che commentate, lasciate anche un like, magari condividete il video se vi piace, attivate la campanellina, iscrivetevi se vi piacciono i nostri gli argomenti che trattiamo, via campanellina forever, e noi vi arriveranno le notifiche e il like ci aiuta con l'algoritmo, ovviamente. Ti faccio un segreto da creator, guarda banner qua, grazie. Hai visto? Appaiono il banner. Appaiono. Appaiono. Allora,